Buongiorno e buon sabato. Si conclude un'altra settimana. Purtroppo l'amarezza è che con la consapevolezza si chiude questa settimana di un sistema che non sa come muoversi. Mi permetto di dire questo non solo in virtù di ciò che viviamo da 59 giorni. Anzi, probabilmente sono 60. Non solo in virtù di quello che abbiamo visto con i nostri occhi, non solo in virtù di quello che abbiamo ascoltato con le nostre orecchie, ma anche per l'ultima vicissitudine, e cioè di un'udienza pubblica, mediatica, data in pasto ai tanti, quasi volutamente, consapevoli che non si sarebbe potuto affibbiare nessun reato all'imputato, all'imputata. È notizia ormai di tutti che non si può emettere sentenza su questa madre perché non ci sono prove e quindi sarà un processo lungo rispetto a quello che si pensava. E quindi c'è l'ascolto ora dei testimoni piuttosto che dell'autopsia ancora da valutare. E allora io mi chiedo, ma la direttissima allora, che principio ha? Perché che io sappia, che io abbia studiato da cittadina che è nella volontà di conoscenza, l'udienza per direttissima viene messa in atto per reati confermati, per imputati presi in azione del reato e quindi la certezza del reato porta a una direttissima dell'udienza per la certezza della sentenza, l'immediatezza della colpevolezza. Quindi perché? E da 59 giorni con plurime accuse e probabilmente con un sequestro messo in atto 15 giorni fa e passa anche con delle prove, non si produce una direttissima. A maggior ragione se gli imputati hanno dichiarato la volontà antecedentemente di un processo. Da un lato c'è l'amarezza, la delusione, lo sconforto di un gioco che c'è dietro e che purtroppo è ancora lontano ai molti, a quei molti che credono al racconto di qualcun altro che non si può fare, che siamo noi in errore, che siamo noi in torto, che la legge è un'altra e che tanto arriverà tutto insieme, che la giustizia è lenta e che se ancora non hanno fatto niente, ci sarà un altro motivo. E questa è la vera amarezza di quel popolo che dice che nella conoscenza risolverà in altro modo. E invece sta contribuendo ancora una volta a dare credito a chi sta alimentando ancora una volta il vecchio mondo.
le vecchie modalità, le vecchie applicazioni, i vecchi sistemi. E non è concepibile per chi non ha dentro veramente delle consapevolezze. Non è concepibile la forza di continuare a stare qui dopo 59 giorni in condizioni assurde, pur che la verità ne faccia da vittoria. Chiudo questo primo incontro con un'ulteriore ripetizione di un concetto che ho già ampiamente chiarito. Se noi fossimo quelli che non vogliono pagare le tasse, la voglio dire proprio alla populistica, ne varrebbe la pena per due tasse subire vessazioni, persecuzioni e questo tipo di minifreghismo affinché nello sfiancamento siamo noi che abbandoniamo? Ne varrebbe la pena? Ma davvero credete che il motivo sia di non voler pagare le tasse? Non voglio credere che sia soltanto così basso il ragionamento dei molti. Allora io voglio comunque rimarcare questo concetto. Le tasse non esistono, appartengono alla legislazione successiva, la Costituzione parla di contributi e i contributi sono in virtù delle possibilità di ogni soggetto. Se ognuno fosse educato al contribuire nella società alla polis, matematicamente, in virtù del suo benessere di vita, nell'amore, nella costruzione, nella creazione, donerebbe senza nessun problema parte del suo benessere alla società. È previsto questo? Assolutamente sì. Si chiamano casse, cassa sociale, cassa assicurativa, cassa pensionistica. Ma no, è stata fatta conoscere come una possibilità solo in dati momenti. Come ci è stato raccontato di una storia che non ha di verità nessuna, così avremmo dovuto concepire che anche ciò che ci è stato raccontato rispetto alla gestione della società non ha verità alcuna e che forse è stata invertita la rotta affinché i popoli negli anni potessero essere facilmente controllabili, fino ad arrivare volutamente a questo punto dove gli ulteriori consensi avrebbero permesso giuridicamente a chi è nel vero potere, grazie alla gestione di quelle tasse e contributi che vengono versati, anzi presi con il consenso dello stesso cittadino, che diventano quote, non sono più contributi, quel sistema, quel potere che con quei contributi, tasse, oggi
ha una vita dove ciò che sta accadendo non gli preoccupa. Sapete perché? Perché in fin dei conti non c'è bisogno di una calamità naturale che spazzi via una nazione, non c'è bisogno di una guerra che spazzi via una nazione. Basta qualche terrorismo psicologico, qualche operatore di mandrie, oggi psicologico, e il gioco è fatto. Anche perché oggi è più importante parlare del nulla che fermarsi del qui e ora. Buona giornata, alla prossima.